19 in punto del 26 novembre, terzo episodio della nuova serie di Lost Talk. Per ora parlo da solo, quindi va bene. La scorsa settimana, anzi no, 3 giorni fa, abbiamo avuto Pietro Ruffo ed è stato molto divertente. E oggi abbiamo Gianluca Marziani, ma aspettiamo la nostra Claudia Pecoraro che ci farà da guest. Le devo redarguire, non è arrivata in tempo. Ecco Gianluca. Vedo che anche il cluster ha lanciato una diretta alle 19, è il momento delle dirette. Abbiamo scoperto. Gianluca mi ha chiesto direttamente se io non vedo subito Claudia, passo a Gianluca. Matteo, vedi, potreste farle tra voi. Eccola qui. Claudia, mandami la richiesta. Matteo Ciobello, che poi io dico sempre che questo qua riguarda l'arte contemporanea, ma in realtà abbiamo intervistato molte persone dell'arte contemporanea, da Stefano Cerio a Matteo a Goldschmidt e Chiari. Ma è andata, trasmetti in diretta, ecco. Ciao Francesca. Ciao Angelo, Sei bella e ciao non a tutti, male. Allora, ho ottima giornata. visto una tua bella intervista oggi. Chi te l'ha fatta fare? Oggi abbiamo smosso il mondo dell'arte e della moda insieme. Ti ho attaccato questo brutto marchio, eh? Vedi, vedi, a seguirti siamo finiti tra le grinfie di Red Valentino. Ho capito. Allora, racconta un po'. Presentiamo. Come ti è sembrato intanto Pietro? È stato divertente, Pietro era quello che ci aspettavamo e ancora di più, perché tu hai intervistato il principe dell'arte di Roma e si è confermato un principe generoso, simpatico. non lo smuovi, riesce No. a dire delle cose perché pure è simpatico, ma Sì. comunque è veramente bravo a svicolare, un genio assoluto. Alla fine è Sì. riuscito a parlare male di Mondrian perché lui era bambino quando ha visto il quadro e delle prime opere di Pollock che comunque non piacciono a nessuno, quindi diciamo si è cavata benissimo. È il genio della diplomazia, però è proprio è il suo valore, no? È quello per cui è amato, oltre alla sua bravura. E abbiamo scoperto che il suo peggior difetto è la meticolosità. Cosa che immaginavamo. Esatto. Quindi andremo al suo studio a spargere barattoli di vernice per disordinare un po' il suo ambiente. Vabbè, come ha fatto fare a... Però insomma l'ha fatto con molta ironia, a me è piaciuto molto. Sì, no, no, fantastico. C'è da imparare da Pietro. E ora chi ci abbiamo? Adesso abbiamo l'opposto, direi, l'opposto simmetrico di Pietro. Lingua sottile, una scheggia. Se dovessi avere in mente un'immagine per descrivere Gianluca Marziani, l'ospite di oggi, curatore, non artista, per me l'immagine è la freccia. Lui è velocissimo, attraversa tutti i mondi possibili. Lui è uno scopritore di giovanissimi talenti, artisti. Lui è un fan bulimico, un frequentatore bulimico di mostre e musei. Scopre chi non Pensa che ha conosciamo. influenzato, cioè tu quando eri da giovane addetta ai lavori ti ha influenzato, cioè un personaggio di quelli che ti è servito come riferimento? Sì, mi è servito perché è trasversale, non ha paura di essere trasversale. Cioè, lui lo incontravamo nella black room del Macro, che non è un luogo pornografico, ma era un luogo di sperimentazione e progetti interessanti, che
che presentava giovani artisti meno conosciuti, più conosciuti, e poi il mese dopo presentava la mostra di Banksy a Palazzo dei Diamanti, luogo raffinato, istituzionale, paludato, poi scrive per Dago Spia, quindi è veramente forse una delle persone più trasversali. Che non per diplomazia, ma proprio per acume, per curiosità intellettuale, ma lo vedi dalla sua pagina Instagram, che posta delle cose che ti fanno viaggiare dai film su Netflix alle opere dell'Ottocento, alle sue mostre, poi a cura di Gianluca Marziani, hashtag, è diventato un brand. Ah, è una presentazione perfetta, direi. Dovrò parlare. Ah, proprio, che potrà dire di me? Grande amico Gianluca. Io non so dirti che avremo la prossima settimana perché sono così incasinato con il lavoro che non ci ho proprio pensato. Quindi te lo dirò nel weekend, quando mi calmo un attimo. Non ho ancora. Anche perché ci sono una serie di persone che dicono lo faccio, ma prima voglio qualcun altro. Ah, va Così poi bene. posso attaccare, capito? Ecco. Secondo me dovremmo Evento inventarci Giancarlo che si è appena presentato, una mettiti un po' davanti prima, capito? Va Marco bene. Giancarlo Neri, uno dei futuri ospiti. Lì farò il pompiere una volta tanto. Vabbè, è la cosa che faremo più avanti. Io ti saluto, Claudietta, grazie di essere apparsa. Buon talk come al solito. Stasera ci divertiamo. Un bacio, ciao. Ciao, ciao Gianluca. Allora, rimuoviamo una e prendiamo l'altra. La richiesta di Gianluca Marziani, che ora si è perduta la richiesta. E allora io farò così e faccio. Bene, oggi devo parlare poco, per fortuna, lo so che. Eccoti qua. Ciao Angelo. Guarda che precisione, che meraviglia. Come hanno mai parlato così bene di te? No, Come fate? vabbè, ma giuro che non eravamo d'accordo con Claudia. No, La no. ringrazio, dopo la ringrazio personalmente, Basta. ma fantastica, che Possiamo devo dire? spegnerla qua. Chiudiamo, Possiamo vado solo io. peggiorare. Vado a fare yoga, ciao. Senti, lì. Vai, vai. No, no, ti dicevo che alle 7 di solito è l'ora in cui faccio yoga. In questo caso facciamo yoga dialettico. Per voi potremmo farlo in contemporanea. Io lo faccio, quando lo faccio la mattina con risultati demenziali. Senti, subito Pop, subito Maradona. No, ci tocca. Beh, guarda, io ieri ho postato un'immagine di un'amica di Napoli che è Roxy in the Box. Roxy è un'artista, una persona fantastica, un artista eccezionale che ha un'idea ha una sua idea del pop, di un pop mediterraneo che è totalmente intricato nel contesto di Napoli come città aperta, come città viva, come città fisica. E lei ha fatto questo murales di Maradona che con la maglia del Napoli e lo sponsor Mars. È aggiunto Attack, Mars Attacks, ed è secondo me uno dei muri più belli mai fatti su Maradona, molto amato a Napoli, meno famoso di quello che hanno usato ieri notte, però molto molto conosciuto. E ho scritto sul post questa cosa che mi sembrava quasi scontata, oggi Dio è morto e soprattutto che la parola Diego contiene la parola Dio. E quindi mi piaceva. Poi Certo. ho visto l'Equipe, il quotidiano argentino, che stamattina ha intitolato Dio è morto. E mi sembrava la frase ieri, ovviamente giocando su quest'idea dell'onnipotenza, però mi sembrava un momento abbastanza strano, perché è un momento in cui siamo circondati dalla morte, però che è diventata quasi una sorta di diapason quotidiano, no? Questi numeri che danno. Invece la morte di Maradona ci ha riportato alla morte come fattore collettivo, ma in qualche modo universale, cioè ci ha riportato un'idea di morte in cui la morte è anche il feticcio della morte, è anche il soggetto
comune, condiviso della morte. Quindi è stato un momento strano in questo periodo, ovviamente drammatico e non certo amabile da un punto di vista delle notizie quotidiane. Questa morte di Maradona è stata, diventerà, diventerà stranamente, non era un'icona pop, nonostante lo sia evidentemente, era quasi un'icona pop partenopea e basta, no? E invece sì, però ora lo diventa Lady Di invece che Che Guevara, invece che, no? Marilyn. Sì, no, come dici tu, era un'icona molto napoletano-argentina, è un'icona Napoli-Buenos Aires a livello pop, nel senso, non, poi in fondo non esiste, ad esempio su Trump, secondo me sono state fatte una quantità di opere favolose in questi 5 anni, per cui in questo momento uno dei miei sogni sarebbe fare una mostra su tutte le migliori opere dedicate a Trump, perché gli artisti hanno dato il meglio possibile di sé, perché lui è veramente, è già macchietta, è già grottesco, è già icona, è già un fumetto, è già pop, è oltre Marvel, DC, è oltre tutto, cioè Trump è già strutturato per essere icona dell'icona. Invece Maradona poi in fondo era un'icona pop a Napoli, però poi nel mondo non è che siano state fatte tutte queste immagini ispirate a Maradona. Lo diventa, perché comunque adesso è stato proprio una cosa, non so se dipende appunto anche dal riflesso del lockdown, ma improvvisamente è stato inondato il social, è stato inondato tutti, anche persone assolutamente lontane dal calcio che comunque hanno... Era per iniziare con un piccolo omaggio, c'è Giancarlo Neri che già si è storto perché di Maradona può parlare solo lui, ma tanto ce ne parliamo pure noi. Vabbè, lockdown, reazione, una domanda che in realtà riguardava più la serie precedente, però che risultati ha a livello proprio creativo? Che cosa è successo? Che cosa cambia? Non tanto nel sistema parliamo dopo, proprio la reazione a quello che c'è stato e quello che è successo. Che cosa ti immagini? Che cosa ha portato finora? Parlo proprio a livello di lavori d'arte, cioè qual è la reazione nel mondo dell'arte? Guarda Angelo, allora il lockdown è stato un momento di accelerazione rispetto, secondo me, a una situazione sociale, diciamo condivisa, in cui avevamo già esasperato molto sia il tempo che lo spazio, quindi vivevamo tutti in questa ipertrofia, con questa cinesi esasperata, quindi stavamo secondo me tutti un po' esagerando nella gestione del nostro tempo e del nostro spazio. Il lockdown è stato un momento di decelerazione non progressiva ma ad alto impatto, perché ovviamente siamo passati da come passare da 280 all'ora a 40 all'ora nell'arco di uno spazio di 200 metri. Questo autovelox. Sì, sì, ovviamente, anche perché poi adesso hanno trovato nuovi sistemi di autovelox e da quello ne parliamo dopo. No, ti dicevo, quindi è stata una decelerazione impattante, senza progressione, quindi questo ovvio che ha spiazzato un po' tutti. Lì si è creata una forbice tra chi aveva e ha degli strumenti di gestione del proprio tempo, del proprio spazio, quindi di una dimensione in cui il soggetto è nelle condizioni in qualche modo di rivedere i propri spazi abitativi, professionali, i propri tempi, le proprie modalità di gestione di tutto questo, e chi questi strumenti non li aveva e quindi viveva in quell'ipertrofia esasperata, dove in un certo senso era come se si ricreasse un continuo presente senza mai fermarsi a riflettere. Poi lo dico anche con una valenza di confronto filosofico con alcune figure oggi di riferimento che raccontano quest'idea del presente ipertrofico, di questo presente eccessivamente ricreato senza dargli un margine appunto di gestione analitica del momento. Quindi alla fine questa forbice ha fatto sì che, poi sintetizzando, quelli che erano già nelle condizioni di migliorare siano migliorati,
quelli che erano già in una dimensione, diciamola prosaicamente, da stronzi, sono rimasti stronzi. Nel senso, non credo che il lockdown abbia cambiato in meglio tutti. Ha cambiato in meglio i predisposti e ha esasperato, forse anche più incattivito, certi personaggi, certe logiche di esistenza, certi modelli di vita quotidiana. Insomma, c'è gente che ovviamente adesso sta scalpitando perché dice: cazzo, ma come, non posso farmi settimana bianca a Capodanno e a febbraio? Cioè, per molti poi la problematica reale non è una problematica collettiva condivisa in cui dobbiamo cercare insieme di uscire da questa cosa senza distruggere il profilo del lavoro, senza distruggere le famiglie, la psiche della gente, quindi cercando di trovare un equilibrio che è difficilissimo. Per alcuni il problema sostanziale è: fatemi andare in vacanza perché io devo andare a sciare, devo uscire, devo fare qua. Però non trovi che in qualche modo livella, al di là che i grandissimi non saranno toccati, però c'è una situazione che rimescolano un po' le carte, certe situazioni devono essere raddrizzate, altri che avevano delle certe, cioè chi stava nella comfort zone, sì, un posto comfort, si è smosso rispetto a chi è abituato a stare in situazioni precarie e più o meno ci serpa, questa autobiografia, cioè voglio dire che ci stanno dei sommovimenti, almeno io li vedo. Assolutamente, Angelo. Sì, no, questo io lo vedo moltissimo, come dici tu, nel senso che questa situazione, soprattutto nei settori culturali, e non parlo solo dell'arte, parlo di tutti i settori, di tutta un'intera filiera, sta rimodulando in maniera abbastanza radicale tutte le pedine e soprattutto tutti i passaggi e i rapporti tra le pedine della filiera. Quindi per molti la comfort zone funzionava nel momento in cui quel meccanismo che dicevamo esasperato, ipercinetico, andava era a regime. Nel momento in cui quel meccanismo non è stato più a regime, questo per molti ha significato perdita della comfort zone, ma soprattutto perdita di punti di riferimento e di elementi a cui appigliarsi. Però allo stesso tempo, secondo me, dentro tutta questa situazione drammatica ci sta un fattore rigenerativo molto interessante. In questo momento si possono ripensare linguaggi, modalità d'uso dei linguaggi, passaggi della filiera, attività produttive, attività di startup a tutti i livelli. Cioè è un momento in cui, se adesso non sperimentiamo il futuro, non lo sperimentiamo più. Cioè adesso è il momento in cui veramente sperimentare un'idea di futuro plausibile, con cognizione dell'umano, ma anche con senza ideologismi, senza dogmi, vecchio stile, con un'idea anche, a me piace molto tutto quel percorso del Nova Scene di James Lovelock, in cui viene profetizzata un'idea di macchina non sostitutiva o macchina competitiva, ma macchina integrativa dell'attività umana. Quindi una vera e propria evoluzione dell'intelligenza artificiale che diventi per tutti noi un passaggio del neoumanesimo e non del neodigitalismo, per capirci. Cioè essere degli umani più completi anche attraverso la macchina. Questo, se lo mettiamo in piedi adesso, per i prossimi anni, secondo me cambierà molte carte del gioco. E allora stiamo a chi lo deve mettere in piedi, e quindi parliamo un po' di te. Tutti dicono che sei intelligente, sveglio, trasversale, lavori da tanti anni, hai, devo dire, come dire, inventato o comunque fatto emergere personaggi, molti miei amici, anche qualche mio nemico, sei uno che insomma ha una storia, però io continuo a vederti un outsider, cioè sei fuori dal sistema, o mi sbaglio? Guarda Angelo, allora, io adesso ho 50 anni, mi sono sempre sentito, per tanti tanti anni faccio questo mestiere, da più di 25, mi sono sempre sentito fuori dal sistema, nel senso sono sempre stato attratto da dinamiche. Beh, strano che lo dica uno che comunque è stato direttore di musei, no? No, appunto, quello che a me interessa oggi...
attraverso un'attività che ha anche un profilo istituzionale, un dialogo con alcune istituzioni rispetto ad altre, un approccio ovviamente di costruzione progettuale anche in situazioni che possiamo considerare istituzionali a vario livello. Questo per me oggi è un passaggio fondamentale per un'acquisizione di valore di quello che ho fatto io rispetto agli artisti che ho lanciato, rispetto agli artisti con cui collaboro, rispetto ad artisti che non ho lanciato ma con cui ho fatto progetti, ma rispetto in generale alla fisionomia dei progetti che mi interessa fare. Oggi per me è importante che si almeno per me è importante mantenere un approccio di controllo del processo ideativo e produttivo del progetto, ma è anche importante far sì che questo progetto abbia una fuoriuscita non di puro ed esclusivo antagonismo, altrimenti credo che per la stessa fisionomia con cui un professionista opera poi non ci sarebbe un passaggio in avanti, per cui mi interessa ovvio collaborare con luoghi come Palazzo Ducale di Genova, Palazzo dei Diamanti di Ferrara, con istituzioni che hanno una loro, un loro imprinting istituzionale. Io non penso che quando parliamo di sistema non parliamo del direttore di Palazzo Diamanti, no? Ma parliamo di come arrivi a fare, a essere accettato in una cerchia, eccetera. Raccontaci un po' come cosa c'è. Raccontaci un po' il sistema, uno guarda, che lo vede da fuori. Come guarda, io sono in varie chat, ce n'è una in particolare che si chiama Cultura Italia, che è una chat che sta diventando abbastanza nota, che raccoglie figure istituzionali di vari settori, e lì vedo veramente, ho il polso di quelle che sono gli approcci istituzionali, perché ci sono persone che arrivano da situazioni politiche ministeriali, da grandi aziende, da direzioni museali, dove c'è anche un bellissimo dialogo con figure come Carolyn Christoph di Castello di Rivoli e così via, tante altre figure legate a Sergio Risaliti, che è un amico, e tanti altri personaggi. Io mi accorgo di una cosa, che l'arte è un sistema, e questo l'ho sempre pensato e l'ho sempre affermato, quindi non ho, su questo mi sento tranquillo. L'arte è un sistema che è stato chiuso per troppo tempo, che ha usato un linguaggio chiuso per troppo tempo, ha usato una dinamica chiusa per troppo tempo, ed è quindi un sistema che si è basato su un controllo molto ristretto ed esclusivo della filiera, su un accesso molto limitato a una fisionomia di pubblico, e quando dico pubblico intendo proprio quel concetto di going public di Boris Groys, di un certo tipo di filosofi che hanno l'idea dell'arte come un oggetto pubblico nel senso di arte condivisa, inclusiva, di arte partecipativa, senza però dargli veramente nessuna valenza politica di populismi attorno all'arte o di sfruttamento, come dire, di mistificazione dei valori. Io credo veramente che il sistema dell'arte in questi anni sia arrivato a un punto della sua chiusura in cui con questo Covid si è proprio decretato l'impossibilità di un futuro di quel tipo. E oggi l'arte, il museo, le fondazioni, le stesse gallerie, gli operatori, i curatori, i critici devono agire con un approccio rispetto a questo sistema diverso, con un approccio di costruzione altra rispetto a tutto quello che è stato fatto finora. È un sistema che a me non piaceva e non piace. Poi è ovvio che ci sono, appartengo a questo sistema come un regista appartiene al sistema cinema, tu Angelo appartieni al sistema della moda e della fotografia, è ovvio, immagino che tu non ami alcune cose del sistema moda e ne ami altre, è ovvio che però appartieni a quel sistema e agisci da dentro quel sistema cercando di scardinare dove è possibile con il tuo punto di vista. Io del sistema arte ci sono molte cose che non amo, una di questa che è quella che mi, che proprio mi infastidisce, e una volta mi innervosiva molto, adesso sono molto controllato, però mi dà fastidio, ma mi dà fastidio per un senso di giustizia profonda che ho rispetto agli artisti, che è quello di valutare gli artisti strumentalmente rispetto ai contesti di appartenenza. In sintesi, se sei della squadra di quella galleria mi interessi, se sei di quell'altra squadra non vengo neanche a vedere il tuo lavoro, o comunque
probabilmente non mi interesserà mai e comunque sicuramente non lo metterò in quel progetto espositivo perché non appartieni a una cordata di persone che si conoscono e che ti conoscono. Però questa è la base, cioè non è uno degli elementi. Se io fossi un giovane artista che ti ascolta, cioè, no, questa è la base, cioè significa che per arrivare a un certo punto devo far parte. Questo vale pure per gli agenti dei fotografi, vale pure per gli agenti degli attori, per esempio, no? Degli artisti. Ma guarda, vale. L'artista deve essere, io penso una cosa, che l'artista come suo approccio debba essere sempre fedele a se stesso, a una propria idea e a una propria necessità espressiva, a prescindere da tutto. È ovvio che oggi si può essere artisti in vari modi ed è anche ovvio che la strategia oggi faccia parte del lavoro e sia molto interessante da indagare, nel senso che io considero la strategia di un artista una parte del sistema linguistico dell'artista, la capacità di dialogare con certi ambiti, con certi luoghi, avere certe bozze di studio, frequentare certi spazi. Tutto questo fa parte di un disegno che ognuno costruisce sul proprio foglio bianco, per cui la responsabilità è molto personale anche nella costruzione della carriera, per cui si sa benissimo che se fai certe cose hai chance maggiori di essere visto da determinati operatori e ce ne hai meno se fai cose in un altro modo. Questo lo do per scontato e lo giudico senza moralismi. Quello che mi dispiace è talvolta vedere un sistema di analisi dell'opera che parte da un preconcetto. Ti faccio un esempio, Angelo. Il modo in cui è stato criticato in maniera preconcetta il progetto Macro Asilo di Giorgio De Finis. Ok? Io non sono... No, te ne volevo parlare. Sono... Dai, vai. Posso? No, ti dicevo, sono un amico di Giorgio, come penso te, come tanti, ma non ho nessuna particolare filiazione o collaborazione sistemica con Giorgio. Abbiamo fatto delle cose assieme sulla base di progetti che gli ho presentato, punto, come potrei presentarli ad altri. Giorgio ha accettato delle cose, su altre abbiamo discusso. Io non ho sopportato il modo di alcuni di valutare in maniera politica, quindi strumentale e preconcetta, un progetto che invece, secondo me, ha fatto diversi errori, ma ha colto alcune cose estremamente significative, centrali, contemporanee, necessarie, che servivano in quel momento e che servirebbero ancora, dando al museo una chiave di accessibilità che è più vicina a quel concetto di going public di Boris Groys che ti dicevo rispetto ad altri modelli di curatela museale. Poi, ripeto, dentro questo contenitore c'era tanto, forse troppo, però il troppo faceva parte della sua fisionomia. Ma all'interno di questo troppo c'era un'idea di quotidianità, di continuità e di fidelizzazione che io non avevo visto in altre esperienze museali e che credo in un'idea di alternativa, quindi di musei tra loro diversi, debba esserci. Non credo ovviamente in un unico modello e vorrei che ci fossero 20 musei di più, 30 musei di più in una città come Roma con 30 modelli curatoriali diversi, per poter avere una compresenza di linguaggi, di confronti, di tematiche e poter dare al pubblico la possibilità di scegliere, anche perché c'è una cosa molto bella nella vita che è l'alternativa, uno non esclude l'altro. Dicevo, secondo te però anche lì la critica viene dal valore delle cose fatte o è sempre sistemica? Perché a me sembra sempre che è una contrapposizione politica, no? In quel caso. Ti ho messo là, poi ti levo da lì, però ti metto da quell'altra parte. Cioè, non è tanto un giudizio sul lavoro, ma è sempre un sistema che si muove, no? All'interno di un... Sì, è molto difficile oggi... Come è molto difficile, ad esempio, costruire dei dibattiti con un profilo alto, come dire, delle tavole rotonde, mettendo insieme dei soggetti, perché, come stavi dicendo tu, spesso c'è una critica di sistema e quindi con una visuale interconnessa di soggetti che giocano a sponda. E questo è ovvio che non alza il livello del dibattito, ma lo tiene... su uno standard un po' più basso, perché ovviamente
come ti dicevo, mi piacciono molto i modelli alternativi, per cui mi piace l'idea di una curatela che abbia profili molto diversi, di una musealità che abbia dei profili molto diversi, di un'idea di arte in generale che abbia dei profili molto diversi, perché io credo che il pubblico debba avere, come io ce l'ho nella moda, io posso scegliere il modo in cui vestirmi e in quella chiave so che ho designer di un certo livello, molto alto, medio alto, medio e anche più economico, per cui a quel punto decido di andare da COS e prendo quello che avrei preso da Yamamoto o da Miyake o da Prada e lo trovo da COS. Però vedi, là tu questo... hai, lì è facile, però tu hai lì una ci sta una commercializzazione, sai dove devi andare, sai i costi, c'è una divisione che a me piace anche per questo, perché la accetti, ci sono dei numeri, sì, vabbè, c'è il sistema editoriale, però è ben preciso, lo vedi dove sta, non è tanto sommerso, ci sta la grande multinazionale che fa una serie di cose, che lancia. Invece che nell'arte è un po' più difficile ed è un po' più... è un po', ed è il tema del mio, insomma, è la mia richiesta. Io vorrei prendere tante voci e trarre poi da questi dialoghi ognuno estrapolare un pezzettino di verità, perché vista da fuori è qualcosa che è veramente difficile da comprendere. Cioè, sì, Angelo, per esempio, tu come scegli il tuo lavoro? Secondo che parametri? Quei parametri? Guarda, ci sono dei ragazzi che non sanno manco che significa essere curatore, no? Sì, quindi partiamo da basic, non facciamo il dialogo tra addetti ai lavori. No, assolutamente. Guarda, perché già spieghi un pezzettino di sistema, così, no? Abbiamo detto, ho fatto l'esempio della moda su cui tu appunto sei entrato, e la differenza vera qual è? La moda è un sistema produttivo definito, che ha un suo processo produttivo definito. L'arte è un sistema che non ha un processo produttivo delineato, nel senso, l'arte risponde a delle logiche molto più individuali. Ci sono artisti che si creano un proprio mercato, no? Che costano magari moltissimo, ma sono fuori dal grande, dal profilo più internazionale dei grandi musei. Ci sono artisti che riescono a crearsi una propria catena di collezionisti, di aficionados, pur stando al di fuori. Ci sono artisti che seguono invece dei percorsi più canonici, artisti che hanno una dimensione più antagonista, meno antagonista, e anche la loro gestione può essere più profilata rispetto a gallerie di peso, rispetto a piccole gallerie o rispetto a mercanti. Ecco, questo che significa? Che l'arte è un sistema produttivo molto liquido, per usare una parola contemporanea, molto aperto, ma anche poco semplice da definire. Questo che significa? Che poi, in un certo senso, è come se ognuno ricreasse un proprio sistema dell'arte. Io conosco artisti che non hanno nessuna, come dire, nessuna valenza di visibilità solida, nessun percorso particolarmente importante in termini di uscite, ma hanno un mercato di persone che li seguono che è impressionante. Fanno dei fatturati impressionanti. Mi conosco anch'io. Artisti di grandissimo spessore che producono poco, che producono in maniera ovviamente più intima, meno esposta agli altri, che hanno grandi difficoltà ad affermarsi anche come valore di concetto spesso, non solo di mercato. Questo significa, rispondendo alla tua domanda, che questo mondo ha bisogno, secondo me, il mondo dell'arte, non di costruirsi come se fosse il sistema moda, perché rispondono a due logiche completamente diverse. Da una parte c'è un flusso quantitativo di oggetti, di elementi, che sono quelli della moda, che rispondono a collezioni, capsule e così via. Da una parte c'è l'arte, che risponde a un principio di creazione dell'opera, di qualità finché è possibile, e sicuramente non di quantità industriali. Nel momento in cui consideriamo questo, è ovvio che l'arte deve rimanere un sistema con una sua codificazione. Secondo me quella di adesso non è probabilmente la migliore, nel senso, è giusto che l'arte reciti una parte del suo teatro, dove c'è anche una qualità e una serietà degli agenti che coordinano e gestiscono la produzione dell'arte,
più solido, più professionale, più sistemico. Quindi più rete connettiva tra i soggetti, più scambio effettivo tra i maggiori player di questo settore, più dialogo, ma seriamente più dialogo tra i musei, non solo quando c'è la MACI, che è appunto la riunione annuale dei direttori di musei, ma un dialogo più sistemico nell'informazione dell'arte, nella diffusione. Ad esempio, i bandi vengono comunicati male, i bandi del MIBACT vengono comunicati male, le attività istituzionali del Ministero nei confronti dei giovani artisti vengono comunicate male, perché vengono usati strumenti chiusi, non inclusivi. Continuiamo a ricadere in una logica dove non lo dovrebbero sapere tutti i soggetti interessati, e spesso molte cose non si sanno. Quindi cosa deve un artista giovane? Sicuramente di tenere le antenne drizzate e di informarsi su tutte le piattaforme o dovunque sia possibile informarsi, cercare di essere il più possibile dinamici e quindi uscire il più possibile fuori dallo studio, allo stesso tempo non perdendo mai la dimensione dell'analisi, della concentrazione, dell'attenzione al proprio lavoro, e in tutto questo cercare di capire poi quali possono essere anche i curatori con un profilo più vicino al tuo. Cioè, delle volte mi scrivono degli artisti che sono quanto di più lontano da quello che io faccio come mio profilo, e delle volte non ho scoperto che hanno contattato certi artisti, dei curatori, che sono per loro quanto di più lontano, quando potevano probabilmente chiamare dei curatori che avevano una fisionomia più simile alla loro. Facciamo un passo indietro, diventiamo agiografici un momento. Come ti è venuto in mente di fare questo? Finire così. Per reazione familiare, nel senso, io facevo giurisprudenza e nella mia famiglia ho uno zio che è un avvocato abbastanza noto, e poi ho una famiglia in realtà anche di medici e quindi di professionisti di settori abbastanza lontani dal mio, ma nel frattempo mi occupavo di cinema e di arte, scrivevo con riviste, facevo il praticantato in un quotidiano, ti parlo del 93, 92, 93, 94, e mi occupavo e scrivevo di cinema e di arte, ero ossessivo, nel senso che scrivevo su riviste da Flash Art a Tema Celeste, Segno, Next, Artel, facevo progetti di mostre, ho fatto mostre nei rave negli anni 90, portando dentro le gabbie opere del professor Bad Trip, Giuseppe Tubbi, Alessandro Gianvenuti, tutti artisti che avevano una fisionomia più vicina a quel linguaggio lisergico. Quindi ero uno veramente, ho fatto una mostra durante un concerto di Jamiroquai, chiedendo agli artisti di farmi delle opere originali su dei fax che gli mandavo con faxata la copertina del primo disco di Jamiroquai. E poi con questi A3 ho fatto una mostra a Villa Panfili la sera del concerto di Jamiroquai, poi siamo usciti tramite un amico in comune con Jason Kay, gli ho regalato alcuni di questi pezzi, facevo delle cose assurde, infatti mi chiamavano il cybercritico in quegli anni, una roba molto da pischelli. E questo per dirti come è nata che io ho fatto giurisprudenza, mi sono fermato a un esame dalla fine con la tesi già fatta, e una sera ho fatto una festa e ho comunicato ai miei amici che mi sarei occupato di arte e non di giurisprudenza. In famiglia non sono stati molto felici, e io però ho trovato una mia dimensione, come dire, di cuscinetto. E non ti è mai venuto, perché come la domanda che faccio agli art director di solito, ma perché non te le fai da sola le foto? Non ti è mai venuto, cioè, uno che si occupa d'arte, perché decide di scrivere d'arte invece che farla? Ah, perché amo la scrittura più di ogni altra cosa, Angelo. Vorrei poter vivere a tempo pieno di scrittura, cosa ovviamente non possibile. Cioè, non ti è mai venuto l'idea, ora mi metto a... No, guarda, non mi è mai venuto per un semplice motivo. Ho sempre avuto un approccio molto creativo nei progetti di mostra, nella costruzione dei lavori tematici, nel mio lavoro con la scrittura. Quindi, avendo un approccio molto creativo e molto ideativo da un punto di vista proprio della struttura, della narrazione, non ho mai sentito un'esigenza di creatività effettiva. Da un punto di vista manuale, non ho qualità manuali, per cui non ho mai avuto tensioni o tendenze verso la pittura e il disegno. Da un punto di vista fotografico,
è un linguaggio che ho sempre attraversato, lo utilizzo, mi interessa, mi piace, mi ci diverto, ma ripeto, ho sempre cercato di mantenere il focus sulla scrittura perché credo sia il valore che io porto avanti con maggior qualità e la cosa che mi interessa di più. Vorrei, ripeto, poter vivere di scrittura, cosa che non è possibile, e quindi l'ho integrata a tutto un sistema di azioni dove il progetto artistico era la mia chiave, diciamo, di sceneggiatura su cui costruire la mia storia e quindi poi su cui profilare. Tu inizi la carriera proprio in un momento in cui cambiano i media, no? In cui proprio finisce la consacrazione della pittura. Esce sì. Fuori il video, esce fuori, tu nasci proprio in quel periodo. Eh sì, io, Angelo, video, sì. Fotografia, video installazioni, cioè sei proprio quella roba lì. Guarda, io scrissi nel 98 un libro folle che però adesso poi se lo rileggessi oggi troverei un sacco di cose azzeccate, che si chiamava Nuovo Quadro Contemporaneo, uscì per Castelvecchi, ed era l'idea nel 98, quindi lo scrissi nel 97, di come le nuove tecnologie stavano cambiando la struttura iconografica del quadro, quindi pittura digitale, fotografia digitale, collage digitale. Avevo fatto un'analisi proprio della struttura linguistica, oggi non avrebbe nessun senso fare questo, nel 98 quando avevamo i primi Mac ancora tubo catodici, doveva uscire ancora l'iMac colorato a caramella, quindi cioè era veramente un momento dove per salvare, mi ricordo con Matteo Basile, con cui abbiamo cominciato insieme, per salvare un'immagine andavamo a farci un caffè in cucina, non e tornavamo dopo mezz'ora, tu lo sai bene, e l'immagine era in Mela S. Quindi ovviamente sono nato in quella fase di passaggio tra un mondo analogico e un mondo digitale. Scrissi questo libro buttandomi in quest'idea visionaria che però appunto colse tante cose, poi alcuni artisti di cui parlavo sono scomparsi, altri appunto come Matteo Basile, Adrian Tranquilli, Gligorov e altri continuano a lavorare. Però credo fosse un momento per me determinante, per la nostra generazione determinante, perché stava veramente cambiando il linguaggio e stavamo vivendo per la prima volta un innesto linguistico innovativo. Di prima specie, cioè era un momento unico, perché poi in fondo nel Novecento ci sono stati alcuni momenti, no, di passaggio epocale, e quello in fondo è uno dei più grossi, quando l'arte innesta una nuova forma linguistica che è quella della tecnologia digitale, che a sua volta però ibrida altri linguaggi, quindi la pittura comincia a cambiare, la fotografia non ne parliamo, il concetto di installazione multimediale, il video che comincia a digitalizzarsi e quindi a essere più sperimentale, e tutto attraverso il digitale, non solo nella sua purezza digitale, ma nel suo essere, ripeto, un'ibridazione linguistica per tutti gli altri linguaggi, cambia l'arte e ci regala quello che poi è oggi, quella che oggi è la geografia dell'arte nella sua totale apertura. E questo succede più o meno a metà anni 90, no? Più o meno. Metà anni 90, sì, io ho cominciato a fare le prime mostre nel 93-94 con Matteo, che era uscito da scuola da poco, faceva ancora graffiti Matteo, e infatti disegnava perché questa striscia rossa. Perché hai dimenticato di nominare la street art, perché anche la street art rientra, sì, in questa... Io frequentavo il gruppo White Style, Stand, Nico, Pane, tutto quel giro, Alessandro Gianvenuti, erano gli anni poi dei rave, del mondo di Lori D, di tutto quel sistema visivo, sonoro e creativo in genere, in cui c'era anche ancora secondo me una buona sinestesia tra linguaggi e c'era un buono scambio ancora, che poi secondo me negli anni successivi si è perso e poi lo si sta riacquistando invece secondo me adesso. E questo ti volevo dire, 25 anni dopo di tutto questo, che resta? È diventato qualcosa? Cioè questa rivoluzione digitale, come lo vuoi chiamare? Cosa è diventato? Guarda Angelo, adesso nel senso quello che resta è che il digitale ovviamente si è innestato nelle nostre vite in maniera sistemica, quindi è diventato un organismo organizzato, quindi ci appartiene. Quindi ti dicevo,
non avrebbe neanche senso oggi fare una disamina dei linguaggi artistici in termini di funzione grammaticale e sintattica del digitale, perché, voglio dire, è come se uno facesse oggi un lavoro teorico sulla divisione della pittura in acrilico, olio, tecnica mista. Cioè, sarebbe una roba totalmente insensata. Quindi quello che resta è che questo processo che noi abbiamo vissuto in diretta oggi è diventato sistemico, quindi è entrato nel tuo modo di operare, nel mio modo di agire, nel tuo sistema fotografico professionale, nel sistema anche, voglio dire, Pietro Ruffo, che è un artista, che era con Pietro, che è una persona che stimo moltissimo, che era con voi appunto prima di me. E Pietro è un artista molto tecnico, molto legato a una qualità manuale e artigianale del fare arte, ma l'impostazione oggi, lo schema di impostazione del lavoro, del quadro, della struttura iconografica, è ovvio che passa anche da con pittori e con artisti fortemente manuali per una componente di sfruttamento digitale. Poi può essere, ripeto, integrativa, può essere conclusiva, può essere di semplice supporto ideativo, ha tante valenze, però è oggi linguaggio, è oggi quindi anche società il digitale, anche sistema, è struttura e tante cose, sarà 5G, quindi diventerà qualcosa di ancora più grande, diventerà sempre più politica, ma sempre più società del futuro, non so che accadrà, probabilmente non lo sa quasi nessuno, a parte i diretti interessati che lo stanno elaborando in Cina, ma quello che rimane è che oggi c'è questa cosa. Se andiamo a vedere 25 anni fa, è molto divertente anche vedere come le prime opere nascevano con quest'idea di digitale. La cosa interessante, Angelo, secondo me, in generale della tecnologia, che la tecnologia ha sempre uno zeitgeist, ha sempre lo spirito del suo tempo. Quindi oggi, come quando rivediamo le opere di Nam June Paik con i vecchi monitor della Sony, che oggi ovviamente sono super vintage e quindi anche cool, sono diventati perché quella roba oggi va di moda. Però è ovvio che le leggiamo nel loro limite tecnologico, ma il nostro limite di oggi, in quel momento, era il massimo della tecnologia. Quindi oggi in qualche modo però invecchiano prima. Allora, invecchiano prima, perché noi ovviamente siamo abituati al manufatto che ha un processo di invecchiamento molto dilatato, no? La pittura ha un processo di invecchiamento che va nei secoli. La tecnologia è ovvio che invece va sugli anni. Ci siamo persi già. Scusami, in questo senso è ovvio che la tecnologia ha un processo di invecchiamento rapido. In realtà quello che oggi noi reputiamo vintage sta diventando l'archeologia del mondo tecnologico e quindi è molto interessante quell'archeologia, perché, come dire, il sistema binario, il linguaggio dell'Atari degli anni 80-90, i linguaggi dei primi personal computer, le prime stampe digitali a plotter, i primi collage digitali fatti con quest'idea quasi mista di una manualità che toccava la tecnologia, oggi secondo me hanno un aspetto rivisto a 20 anni di distanza molto interessante da un punto di vista iconografico, ovviamente quando le cose riguardano artisti di qualità, poi c'è tanta roba che va a perdersi. E nello stesso Eccoci tempo qua. Allora, abbiamo 10 minuti e ho due domande necessarie. Una, è appena parlato di artisti di qualità, che cos'è la fuffa nel mondo dell'arte? Cioè, quando è che tu arrivi e dici ma che cazzo, ma che hanno fatto questi? Come la riconosci? Vale tutto? Tutto va bene? La fuffa vale dall'odore. Non voglio nomi, eh? No, non te li faccio. La fuffa la riconosci dall'odore? Il sapore no. La fuffa... Beh, oddio, guarda Angelo, devo dirti che non è semplice. Allora, in alcuni casi è abbastanza ovvio, mi capita di vedere delle cose che hanno evidentemente una matrice da fuffolandia, ma sono proprio esplicite. In realtà il problema è quando la fuffa è mimetica e quindi quando la fuffa è mascherata dentro
un abito che ha una, diciamo, una bella vestibilità e una buona qualità di materiali. In quel caso è più difficile. In quel caso è ovvio che conta molto la tua qualità di esperienza, di capacità di confronto, di necessaria competenza storica. Quindi devi sapere sempre perché quella roba è fuffa rispetto a quello che c'è stato prima, rispetto a quello che è stato fatto, rispetto a quello che quella cosa pone, non come archetipo, ma come imitazione passiva o come un progetto che non crea nessun passaggio in avanti. Io personalmente ho una serie di parametri. L'opera deve avere, secondo me, un bel equilibrio tra la qualità estetica e il messaggio che porta dentro. Deve avere una capacità di metabolizzazione della memoria storica, compenetrandosi però con il presente. Deve avere un profilo di veggenza rispetto a un futuro che l'opera ha sempre con sé quando è un'opera di qualità. Molto bello. E deve saper, e tutte queste cose ovviamente devono avere tra loro un equilibrio dinamico, e quindi poi alla fine non è un problema di novità, di innovazione che oggi non ci sono, non è un problema neanche di qualità puramente tecnica, lì siamo nel decoro, e non è un problema però di qualità puramente concettuale, altrimenti io vedo delle volte artisti visivi che in realtà non stanno lavorando sul visivo. Allora magari lo stesso progetto mi piacerebbe sviluppato all'interno di un saggio di scrittura e non all'interno di un progetto di arte visiva, perché in alcuni casi secondo me manca quell'equilibrio instabile ma percepibile tra l'estetica del lavoro e la teoria e il concetto che dà quel lavoro. Interessante questo. È il cemento. Secondo me la teoria, il concetto, la teoria sono il cemento di questo edificio che è nella sua estetica. Ha tanti materiali, come ogni edificio, si tiene in piedi un edificio attraverso il cemento armato e le fondamenta. Lo stesso, secondo me, è un progetto d'arte rispetto a un'idea poi di fuffa o non fuffa. Ripeto, la fuffa delle volte, quando è molto, ha un odore molto forte, è facile. Spesso però è coperta da profumi, e quello è il problema. 5 minuti per parlare di complotto, dei complotto in generale, non nel mondo dell'arte. Vi faccio un po' di nomi: Mattei, Valpreda, Pasolini, Moro, Strage di Bologna, Gladio, Yor, Calvi. Poi possiamo andare sul KGB, la CIA, Kennedy, Vietnam, Watergate, Nixon. Questi sono i grandi complotti, no? Poi c'è l'11 settembre, e ora abbiamo i rettiliani, i terapeutisti, le scie chimiche, i negazionisti e il Novax. Vuol dire che era migliore la qualità pure dei complottisti prima? Se, allora, è cambiata la società, è cambiato il livello di complotto? Non lo so, guarda, l'antagonismo negli ultimi 40 anni, politico, militante, insomma, a vari livelli è cambiato molto. E ovviamente è cambiato nel momento, seguendo i cambiamenti della storia. Oggi non c'è dubbio che viviamo all'interno di un sistema politico debole, dove ha vinto un pensiero, diciamo, all'attimo, un pensiero più debole rispetto a un pensiero politico forte che era centrale negli anni 60-70. Non so se è cambiato, non c'è dubbio che il profilo dei terrapiattisti e dei negazionisti sia un profilo, da un punto di vista creativo lo vedo post-dadaista, quasi fluxus. Infatti, secondo me ti piacciono a te. A me i terapiattisti mi fanno impazzire, perché io ci vedo quasi un movimento post-fluxus nei terapiattisti, che però dovrebbero avere la consapevolezza di essere artisti, di un collettivo chiamato terapiattisti. E io adorerei questi sono i pastafariani, che è un'altra cosa, hanno una consapevolezza. Ma qui non c'è ironia. Loro non ce l'hanno la consapevolezza artistica, però i terapeutisti non c'è nessuna consapevolezza, almeno nella maggior parte di loro. A me piace leggerli come fenomeni tra l'antropologia e la sociologia, perché sono fenomeni non solo divertenti, ma che ti danno anche la temperatura del delirio. C'era un bell'articolo di Wired ultimamente che dice: attenzione a prenderli in giro, per quanto allettante possa essere, è la peggiore reazione possibile, perché è un modo per spostare l'attenzione, cioè il rischio è che
proprio irridendo Trump, irridendo questi, ce li facciamo passare sotto al naso. Quella è una reazione, sì, che può generare conseguenze anche nefaste. In realtà è molto complessa tutta questa dinamica legata poi ai sovranismi, ai populismi, perché è ovvio che è gestita e coordinata da una rete che vuole questo, cioè vuole un po' di attenzione. L'altro complotto, vedi? Quello è il complotto. Quale? Questo? Quello che la gestisce. Quindi in realtà in questa dimensione, questi complotti a cluster, perché ormai c'è un complottismo a cluster, secondo me, dove non vedi più neanche il fondo e la punta, no? Come tutta la vicenda di Cambridge Analytica, quello che è successo in Birmania, tutte queste cose allucinanti, dove in realtà vivi in un cloud astratto, dove non sai più neanche chi è, no? Chi... Ho visto un film adesso di Hater su Netflix, dove c'è questo ragazzo che arriva a una deriva ovviamente estrema all'interno di una situazione politica in cui c'è un'elezione di un sindaco e lui lavora per uno dei due, ma in realtà lavora contro quello per cui lavora. Tutto questo ovviamente nasce da un problema personale con un'altra donna, quindi l'essere rifiutato, quindi poi tutta la lettura psicanalitica dei fatti, ma quello che è interessante è il fatto che ormai ci sia un complottismo invisibile e astratto che è dentro un cloud. E questa è la cosa più difficile perché ovviamente, ripeto, non abbiamo cognizione dell'inizio e della fine, della punta e della base. Ed è sempre più difficile gestire questo e anche i terapeutisti, tutta questa roba poi rientra in questi cloud, quindi si mescola, entra, esce e non è semplice. È interessante leggere questi fenomeni dal punto di vista nostro di persone consapevoli, abbastanza sensate, abbastanza equilibrate. Che insomma, avendo letto qualcuno, hanno capito che diciamo la Terra è tonda e c'è un sistema solare e ci sono delle traiettorie, quindi questo diciamo ormai lo diamo per scontato, anche se Carlo Rovelli ci dice che la fisica non c'è niente di scontato, la fisica quantistica è quanto di più soggettivo oggi ci sia, però diciamo qualche dato oggettivo ce l'abbiamo. Prenderli in giro per prenderli in giro? No, sono d'accordo. Però indagarli con spirito critico e anche volendo un po' ironico all'interno dello spirito critico credo sia interessante. Ripeto, la mostra su Trump sarebbe una mostra di grande livello e spessore iconografico, una mostra secondo me molto forte, dove è ovvio che la parte ridanciana e più ironica fa parte del gioco perché il personaggio porta con sé quello. Siamo quasi in chiusura. Ci sono molti che ci fanno delle domande, ma noi non potete pensare di riuscire a interrompere Marziani che è un treno. Le domande prima che te le faccio già sono passate di moda, diciamo. Io sono contento di averti avuto. Anch'io, Cerchiamo potevamo di proporre, parlare anche di più. ma per ora, io ho evitato di parlare di Banksy proprio perché era proprio troppo facile. La domanda che ti fanno tutti, parliamo, com'è andata, come lo hai fatto, che non ce ne importa. Lo cercate personalmente e gli mandate una mail. Io ti ringrazio, ci sentiamo presto per le cose che sai. Grazie a te, Angelo. Ti seguirò anche nelle prossime dirette. È Ti stato un grande ringrazio. piacere. Mi è Ciao. piaciuto molto. Grazie, Angelo. Ciao. Ciao a tutti. No. Ciao ciao. Io vi ringrazio tutti, ci abbiamo ancora 30 secondi. Vorrei dirvi che ci sarà la prossima settimana, ma non lo so. E quindi lo leggerete e vi ringrazio. Seguiteci attenti ai complotti.